Uma è leggera e fragile come una bolla di sapone. Forse è per questo che le piacciono così tanto. Mia figlia ha le gambe, ma non ha la forza. Ha voce, ma non parla. Però ogni volta che mi guarda è come se dicesse: «Per favore, mamma, posso vivere un po'?»